Ciao! Allora, oggi abbiamo fatto due spese separate. Massimo è andato in un posto, io sono andato in un altro. Io sono andato in PAM. E io sono andato all'Inps. Perché non lo dici? Vabbè, adesso l'avrei detto. Con i miei tempi, che sapete che la faccio sempre lunga. Vi racconto quando sono nato. Allora, iniziamo da un prodotto PAM, un prodotto biologico. Io adoro le gallette di riso, Massimo un po' meno, però diciamo che a volte gli capita di mangiarle anche lui. Queste della PAM sono molto buone, come vedete appunto sono biologiche. Poi invece facciamo un po' così, come capita. Questo Inps, crackers integrali, e questi crackers integrali PAM. Poi nei prodotti finiti vi sapremo dire quali sono più buoni, ok? Allora, merendine per la nostra colazione del mattino, ormai lo sapete, noi mangiamo ormai da un po' di tempo sempre croissant integrali al mattino. Questi della PAM li conosciamo già, i semplici e buoni. Anzi, tutte le volte vi abbiamo detto che si chiamano semplici e buoni, infatti sono semplici e buoni. Poi Massimo si è sbagliato, pensava fossero yogurt di soia, così avremo l'occasione di sperimentarli, questi semplici e buoni, appunto, a proposito, senza lattosio, yogurt fragola, banana, prugne e fibre, cereali e fibre. E questi due sono anche probiotici. Ah, ok, infatti. C'è mi sono così. Piaciuti tantissimo. Ah, quindi due sono senza lattosio e due probiotici. Okay. Mi sono piaciuti tantissimo e tra l'altro nel frigo della PAM erano messi, cioè sulla scansia superiore c'erano quelli della Valsoia in soia e subito sotto c'erano questi. Io ho pensato che quel frigo o comunque quel lato fosse dedicato tutti ai prodotti di soia, poi siccome era della semplice e buoni ho detto ah, che bello, c'è una nuova linea. Invece in realtà quando sono arrivato a casa mi sono accorto che sono di latte e quindi io non li mangio molto volentieri, però se sono buoni magari qualcuno lo mangia, altrimenti li mangerà Renzo. Come sapete noi siamo vegetariani tendenti al vegano, quindi comunque in teoria potremmo anche consumare prodotti a base di latte, però diciamo che lui non impazzisce, così come potremmo mangiare cose a base di uova, però io sono intollerante, per quello che alla fine siamo più vegani che vegetariani. Comunque, allora, e a proposito di non essere vegani, ecco, ad esempio un formaggio che non proprio ci fa impazzire, il pecorino sardo, così come l'Emmental. Questo qua, non lo so, a Bologna lo troviamo solo all'Ecu. Questo da qui Inps. Della... Ah, sì, Inps. Ah, ho detto Ecu, vabbè, ma è un... Perché prima lo compravamo dall'Ecu. Sì, sì, una volta ce l'aveva anche l'Ecu. L'Ecu ha smesso di averlo e quindi noi siamo andati a cercarlo da un'altra parte e l'abbiamo trovato all'Inps. E visto che oggi per caso Renzo è andato all'Inps perché c'erano delle file interminabili. Sì, però tu me l'hai portato via, che continuo da un'ora a voler dire la marca. Allora, cooperativa allevatori ovini, ai quali ho provato a scrivere la mail, addirittura mi è tornata indietro come non funzionante, vabbè, siamo in Italia, stendiamo velo pietoso, sul Facebook Messenger non mi hanno neanche risposto, vabbè, comunque. Peccato, il loro pecorino è buono, continuerò a comprarlo, però le aziende in Italia purtroppo... Ma perché gli avevi scritto? Per sapere dove potevo trovarlo, ah, okay. Oltre all'Inps. Pensavo che gli avessi scritto, vabbè, per chiedere se usano... Perché se un domani lo tolgono anche dall'Inps, noi siamo morti. Perché ci sono alcuni formaggi che vengono fatti col caglio vegetale, io pensavo che tu li avessi scritto okay. Per chiedere se fossero fatti col caglio sarebbe interessante vegetale. Saperlo. Parmigiano reggiano grattugiato, normalissimo, l'ho preso all'Inps. Poi all'Inps ho preso questi taralli e i cereali, domani ci facciamo un bello spuntino, a proposito di dieta. Taralli, pecorino. Sì, perfetto proprio, lo spuntino perfetto. E le fave? Non ce li abbiamo. Mangio già da un bel po' che piselli. Non... Allora, questo cacao amaro equo solidale, sì, questi se vuoi li puoi mettere via. Ok, te li metti via. L'ho comprato all'Inps perché... Prima di tutto voglio aggiungerlo alla nostra specialissima torta di mele. Se non avete già visto la videoricetta andatevela a guardare perché è veramente speciale, buonissima. E quindi voglio provare ad aggiungere un po' di cacao a quella ricetta. Poi abbiamo trovato una nuova ricetta di ciambella, semplicissima, vegana, che vogliamo poi proporvi prossimamente. La stiamo sperimentando più volte prima di essere sicuri di fare un video. E la faremo anche domani, vogliamo provarla col cacao, vediamo. Poi invece, poi vogliamo provare un qualche cosa con la pasta di riso, posso anticiparlo? Vabbè, no, non dire okay, niente. Ok, va bene.
Comunque ha a che fare con i datteri e le noci, noi diciamo altro, sempre comprati tutti e ha due. Ha a che fare con i datteri, le noci e... E il tofu, beh, già che diciamo, ve lo faccio vedere, due tipi. Lui ha comprato questo in PAM, biologico, il mio direi non biologico, però no OGM, all'INS. Tra l'altro tutta la nuova linea Sogno Veg, tutta completamente rinnovata all'INS, anche gli hamburger c'erano lì di fianco. Ok, quindi questo abbiamo già detto, INS datteri per questa ricetta, noci, Nacardi per un altro spuntino, biscotti, questi ci scommetto che sono vegani senza che ci sia scritto vegani, perché di solito tutti questi biscotti che trovate in tutti i discount, fatti in un modo o nell'altro, semplici o con frutta, sono tutti vegani. Fiocchi d'avena, farina di frumento integrale, fiocchi d'avena 32%, farina di frumento integrale 32%, olio di girasole 13%, zucchero di canna, sono fantastici, frutta 9,8%, uvetta, mele in cubetti, granella di nocciole, sciroppo di glucosio e zucchero, e vabbè, quello purtroppo. Ecco. Quindi, come vedete, sono vegani, senza che ci sia scritto vegano. Il pesto alla genovese l'ho trovato senza aglio anche all'INS, perché noi adesso lo prendiamo sempre senza aglio. E poi gli spaghetti integrali di questa linea di pasta buonissima che fa la PAM, PAM Panorama, di cui fanno anche questo formato fantastico che troviamo appunto solo in PAM a livello di pasta integrale, vabbè, a parte se vai naturalmente da Natura, sì, costa 3 euro una confezione di pasta, sì, trovi tutti i formati. Le conchiglie ci sono solo da PAM. Sì, una cosa, sono buonissime, mamma mia, io le adoro. Poi, questi li ho presi io all'INS, noi di solito questi li mangiamo con delle spuntine, con delle fette di avocado, sì, un filo d'olio d'oliva e della paprika dolce, esatto. Forse anche la spolverata di sale ci metti? No. Sì, forse sì, sì. Boh, direi che abbiamo parlato di tutto. Oh, l'origano, non il sale. Ah, l'origano, sì. E Nacardi, le noci, cos'altro? La pasta fibrosa. Ah, ok, questa parlane tu, sei sì, tu l'esperto. Non è una cosa da mangiare, però per sistemare i nostri capelli noi usiamo questa pasta fibrosa che compriamo appunto in PAM. Costa circa 3,50 euro, ci piace moltissimo. Poi magari la vedrete in qualche prodotto finito che farai tu, vi parlerò più nel dettaglio. Ci siamo un po' separati gli incarichi, io faccio i prodotti finiti alimentari, lui fa i prodotti finiti per l'igiene della casa della persona. Va bene, allora vieni che salutiamo, ci vediamo al prossimo video, fate mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e consigliate il nostro canale e le nostre playlist ai vostri amici se pensate che possano essere interessati ai nostri contenuti, e al prossimo video. Ciao ciao ciao, ciao, ciao.